Frenano i casi di dengue e diminuiscono le nuove persone infette. Prevista per questa sera una nuova disinfestazione da parte del comune di Fano contro la zanzara tigre. Vandalizzata la biosfera in piazza a Pesaro, sarà ripristinata in pochi giorni, affermano gli assessori. Intanto è stata sporta denuncia verso ignoti mentre si cercano i responsabili. Io non rischio. Volontari di Protezione Civile in centro a Pesaro per illustrare le buone pratiche di sicurezza. Presente anche il capo del Dipartimento Nazionale, Fabio Ciciliano. Inizieranno venerdì prossimo alla Memo le iniziative dell'Ottobre in Festa, il mese della prevenzione per la lotta al tumore al seno. Il 23 e 24 ottobre al Cinema Politeama di Fano andrà in scena la prima assoluta di un musical basato sul racconto del Piccolo Principe, protagonisti giovani artisti del territorio. Debutto amaro per la Smart System Essence Hotel, si riscatta invece la Carpegna Prosciutto. Vis vicino alla vittoria a Sestri Levante, mentre all'esordio positivo del Fano Calcio fa da contraltare il nuovo tonfo dell'Alma. Cordiale buonasera cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia e un saluto anche a chi ci segue in diretta sulle nostre pagine social. Continua la lotta alla zanzara tigre e contro la dengue a Fano. Dopo le disinfestazioni attuate dall'amministrazione comunale all'apparire del focolaio che a tutt'oggi ha contaminato 119 casi, mentre altri 29 sono in via di accertamento, sono stati programmati altri due interventi. Il primo si è svolto nella notte scorsa, mentre l'altro è in programma dalla mezzanotte di oggi. Il punto della situazione nella prossima intervista realizzata da Massimo Foghetti al sindaco Luca Serfilippi. Sindaco Serfilippi, questa notte è stata fatta la quarta disinfestazione del territorio comunale, si sono privilegiate le frazioni e i quartieri periferici, quindi continua l'impegno dell'amministrazione comunale contro la zanzara tigre, contro la diffusione della zanzara tigre. Ci sono zone sensibili che vengono così attenzionate in modo particolare? Beh, a dir la verità sono tutte attenzionate, nel senso che stiamo facendo questa quarta disinfestazione massiva in tutta la città, come è nel piano nazionale contro l'arbovirosi e quindi contro la zanzara tigre e quindi insieme all'azienda sanitaria territoriale, quindi l'ASP Pesaro Urbino e anche l'istituto zooprofilattico, abbiamo ritenuto opportuno fare questa quarta ed ultima disinfestazione perché sostanzialmente le due settimane di giacenza delle larve per schiudersi permettono con la nuova disinfestazione di fondamentalmente azzerare completamente la presenza delle zanzare. È chiaro ed è sotto gli occhi di tutti che anche grazie all'abbassamento delle temperature le zanzare stanno scomparendo, quindi penso che il problema sia quasi definitivamente risolto. È chiaro che io continuo a invitare i cittadini a collaborare e quindi fare la loro parte, ad esempio eliminando tutti i ristagni d'acqua nei pressi delle abitazioni, comprare le pasticche larvicida per inserirle all'interno dei tombini, fare tutte quelle norme e quelle buone azioni che l'AST comunque consiglia di fare e quindi l'invito a fare altrettanto. Noi lo faremo la nostra parte all'interno delle sedi comunali e chiediamo di farlo anche nei suoli privati. Alcuni cittadini temono la situazione del canale Albani, come invece la situazione del corso d'acqua? Sì, allora la situazione del canale Albani, abbiamo invitato Enel prima a fare la disinfestazione adulticida nelle settimane scorse ed è stata effettuata. Abbiamo chiesto quando c'erano i ristagni d'acqua nella scorsa settimana di fare un'azione larvicida con le pasticche ed è stata effettuata. Abbiamo chiesto in questi giorni che pioveva di aprire la porta a Cerbara, quindi dove entra l'acqua, per far defluire tutte le eventuali larve presenti lungo il canale Albani. Adesso hanno richiuso la porta d'ingresso dal fiume, però continueremo a monitorare la situazione. Se servirà, Enel è sempre stata disponibile a collaborare con il Comune. Quanto è avvenuto, Sindaco? Cambierà gli interventi dell'amministrazione comunale per il prossimo anno? Beh, direi assolutamente sì. È importante fare un'azione larvicida da aprile, anche marzo, aprile, maggio, che sono i mesi in cui le zanzare iniziano a proliferarsi, quindi a evitare la proliferazione di zanzare. È fondamentale in questo comunque l'azione che dovremo fare a livello comunicativo
con i cittadini, quindi le azioni preventive che dovranno essere messe in campo sia dall'amministrazione comunale che dalla cittadinanza. Vandalizzata nella notte scorsa la biosfera di Pesaro 2024 installata in Piazza del Popolo. Ci scusiamo con i cittadini e i turisti che ci stanno raggiungendo, sottolineano Daniele Vimini, vice sindaco, assessore alla cultura e al turismo, e Francesca Frenquellucci, assessore alle reti informatiche e città digitale. Purtroppo tra sabato e domenica qualcuno ha prima divelto la rete metallica protettiva, poi manomesso i dispositivi elettronici dell'installazione scultorio digitale, simbolo della capitale italiana della cultura. Per sicurezza e per consentire alle forze dell'ordine di risalire agli autori dell'atto, la biosfera sarà spenta per almeno 2-3 giorni. Sono infatti in corso i controlli delle videocamere di sicurezza presenti in Piazza del Popolo. Abbiamo già sporto denuncia verso ignoti e confidiamo di risalire presto agli autori di un atto che condanniamo. Invitiamo chiunque abbia visto o notato qualcosa in zona, in Piazza del Popolo, a fornire utili informazioni alle forze dell'ordine, concludono i due assessori. E rimaniamo sempre in Piazza del Popolo a Pesaro, dove la Protezione Civile questa mattina ha presentato le buone pratiche di sicurezza nell'ambito della campagna Io non rischio. Il servizio è di Marco Lonigro. La Protezione Civile in Piazza del Popolo a Pesaro per l'iniziativa Io non rischio svoltasi questa mattina. Durante l'iniziativa dalle 8.30 alle 12 volontari e volontari del gruppo di Pesaro hanno indicato ai cittadini le azioni per ridurre i rischi in eventi come terremoti, alluvioni e incendi. L'iniziativa, utile per presentare le buone pratiche di sicurezza, rientra nella quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Questa settimana da oggi fino a domenica è in tutta Italia, in tutta la Piazza Italia ci sarà appunto questa campagna Io non rischio. Cosa è Io non rischio? Io non rischio è un progetto che noi spieghiamo alla popolazione i rischi che corrono giornalmente, cioè come i terremoti, le alluvioni, gli incendi, quelle cose lì. Perché abbiamo notato, abbiamo visto ed è così, che tutti i comuni hanno i piani di sicurezza ma i cittadini non li conoscono. Noi andando nelle piazze, andando così a parlare con la gente, spieghiamo queste cose. Ecco, non è una primissima edizione, qual è stata la risposta in questi anni? La risposta è stata positiva, adesso stiamo andando anche nelle scuole, abbiamo visto che i ragazzi è molto apprezzata questa cosa, è diversi anni appunto che la facciamo, ma sta prendendo piede, la gente insomma, si interessa molto, è una cosa molto interessante, perché poi lasciamo anche delle brochure in modo che uno a casa se la può riguardare. È importante perché abbiamo visto, adesso faccio un esempio proprio banalissimo, nell'alluvione di Senigallia è morta la gente perché non è stata informata in tempo utile, perché mentre il terremoto è quanto arriva, l'alluvione si possono tranquillamente prevedere e mettersi in sicurezza. Per l'occasione oggi il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Cicigliano ha fatto tappa a Pesaro per una tavola rotonda con il prefetto Emanuela Saveria Greco e il sindaco Andrea Biancani. Cicigliano ha voluto iniziare da Pesaro, quest'anno capitale italiana della cultura, per un incontro che ha riguardato la costruzione di una comunità e l'aumento della consapevolezza del rischio. In questo caso, ha detto il capo della Protezione Civile, abbiamo fatto cultura e prevenzione del rischio. Marche Multiservizi fa sapere che sono in programma dei nuovi lavori di manutenzione della rete idrica nel comune di Cagli. L'intervento, che consentirà un miglioramento ed un efficientamento del servizio, richiede la sospensione dell'erogazione di acqua potabile e o cali di pressione e portata. L'intervento è previsto per la giornata di giovedì 10 ottobre tra le ore 8 e le ore 14 nelle zone di strada Pigno-Montemartello. L'azienda Marche Multiservizi farà il possibile per contenere al massimo i tempi di intervento e ridurre eventuali disagi per gli utenti. È la prevenzione a fare da trade union alle iniziative programmate dall'amministrazione comunale fanese per l'ottobre in rosa, il mese dedicato alle donne. Sono stati programmati 5 incontri a partire da venerdì prossimo, 9 ottobre, che vedranno il coinvolgimento di diverse associazioni. Anche la nostra emittente, Fano TV, avrà un ruolo da protagonista con la trasmissione L'ora della salute, che effettuerà un approfondimento proprio sul tema della prevenzione.
Torna ottobre in rosa, una manifestazione dedicata alle donne, ma non solo alle donne, perché poi vengono coinvolti anche gli uomini. Assessore alle pari opportunità, Lucia Tarsi, quali sono le novità di quest'anno? Sì, ci sono delle novità quest'anno. La prima è il fatto che abbiamo pensato che ovviamente le signore che vengono ai nostri eventi sono già sensibilizzate perché conoscono magari già il problema. E abbiamo invece bisogno di estendere il tema della prevenzione, quindi portando anche nuove conoscenze a chi? Alle persone che non conoscono il problema. E allora abbiamo pensato di far girare uno speciale da Fano TV che verrà trasmesso dal 14 di ottobre, dove ci saranno delle medico dell'ospedale di Fano e della Breast Unit della radiologia che parleranno del problema della prevenzione, quindi cerchiamo di raggiungere le signore dentro casa, le signore e non solo, perché purtroppo il tumore al seno non è solo un problema femminile, ma è anche se minima parte, anche un problema maschile, e quindi questa è una delle novità. E l'altra novità è il fatto che abbiamo coinvolto associazioni che, anche se appartengono a sigle nazionali, però verranno rappresentate da signore che vengono da fuori Fano. Ci saranno delle rappresentanze da Bologna, di persone che parleranno della loro esperienza, e ci saranno anche una bellissima iniziativa che viene da Falconara, le Dragonesse, che sono signore che, avendo superato la chirurgia al seno, hanno avuto come attività riabilitativa la canoa, hanno scelto la canoa e quindi hanno costituito una squadra di canoiste, e porteremo a Fano anche questa esperienza. Quindi la prevenzione è il tema un po' dominante di Ottobre in Rosa, la prevenzione però articolata in diversi modi. Abbiamo la prevenzione sanitaria, abbiamo la prevenzione anche rispetto a certi comportamenti nei confronti della donna, insomma abbiamo diversi argomenti che verranno articolati in alcuni incontri, ce ne parla? Sì, la prevenzione, avremo un incontro a settimana in cui parleremo della prevenzione femminile, ma non solo, a tutto campo. Parleremo anche di come si può affrontare il tema del disagio di questo tipo di intervento attraverso la scrittura, già a partire da mercoledì pomeriggio con una terapeuta che parlerà nella sala ipogea della mediateca, proprio dell'utilizzo della scrittura come terapia. Avremo una camminata in rosa e poi avremo una giornata finale con i medici della Breast Unit di Fano, dell'unità senologica e delle radiologhe che parleranno alla Sala Verdi del teatro, faranno un intervento ampio per tutte le persone che vogliano intervenire ed ascoltare su come si attua la prevenzione a 360 gradi, ma espressamente la prevenzione di tipo femminile. C'è poi questa collaborazione che Avis ha messo in piedi con la LILT, quindi i cosiddetti Donor Day di ottobre, sono due giornate in cui le donatrici di sangue che si recheranno in ospedale a fare la donazione di sangue e di plasma avranno una giornata loro dedicata con visite senologiche gratuite. Si chiama Parti o Resti, il progetto ideato dalla cooperativa sociale Labirinto, già attivo da tempo ma presentato oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Sentiamo di che cosa si tratta. Un nuovo discorso pubblico, una nuova narrazione su queste tematiche. Il progetto Parti o Resti è un progetto che è già entrato nelle scuole dallo scorso anno scolastico, quindi abbiamo incontrato più di 450 studenti nelle scuole secondarie superiori di Pesaro principalmente e anche una classe a Fano. L'obiettivo è quello di far sì che le persone, i giovani cittadini che frequentano le scuole possano avere maggiori informazioni rispetto a quali sono le scelte che determinano che una persona della loro stessa età, un'altra latitudine, si trovi costretta ad affrontare un viaggio terrificante come quello della rotta libica o della rotta balcanica fino ad arrivare in Italia. Per farlo, senza andare troppo con la teoria, ci siamo inventati un gioco di ruolo. Nel gioco di ruolo la classe, cioè chi partecipa, si mette nei panni di...
quindi in questo caso di un migrante, e attraverso delle scelte alle quali la classe è chiamata a rispondere si aprono o si chiudono determinati scenari che portano allo step successivo. In questo modo, senza andare tanto di spiegazioni teoriche, le persone, i ragazzi capiscono in maniera molto semplice, molto diretta, quali sono questi scenari nei quali si muovono i loro coetanei e altre latitudini e che cosa determina la scelta di fare dei viaggi e di arrivare fino all'Italia. In questo modo si auspica che le persone, la popolazione giovanile possa ricevere una maggiore sensibilizzazione delle informazioni rispetto a questo fenomeno che impatta sul nostro territorio e che ci impone di fare delle riflessioni accurate con la popolazione giovanile, che è la cittadinanza di oggi e di domani. È stata una bella esperienza quella di medesimarsi in Italia. A Pecchio, piena di fans, turisti e visitatori per il concerto dei Mattia Bazar, che domenica hanno chiuso la 24esima mostra mercato del Tartufo. Ieri sera il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci ha incoronato la band come Re Tartufo e ha dato appuntamento alla prossima edizione. Il giusto momento per celebrare una manifestazione ormai collaudata che anche quest'anno ha fatto segnare il tutto esaurito in ristoranti, osterie e cantine, con eventi che hanno fatto da vetrina alle eccellenze del territorio. È stata ancora una volta un'edizione straordinaria, ha commentato il primo cittadino, ed il bagno di folla non può che confermare l'interesse per un evento che attrae sempre di più visitatori ed esperti del settore. In questi giorni, aggiunto, abbiamo portato sotto i riflettori i prodotti locali che ci contraddistinguono, tartufo e birra, che sono anche i primi testimonial di un territorio attraente che si fregia ora anche del prestigioso riconoscimento della bandiera arancione. E invece a Montecchio l'iniziativa Vallefoglia d'autunno si è conclusa in grande stile con uno spettacolo memorabile nella piazza del municipio. La quinta edizione dell'evento ha visto la partecipazione entusiasta della comunità, culminata con il concerto della band Gio di Brutto, che ha fatto ballare e cantare la folla per circa 2 ore. La performance ha offerto un mix di brani celebri che ha attratto persone di tutte le età, creando un'atmosfera di gioia e condivisione. Durante la giornata i partecipanti hanno potuto anche gustare una specialità locale, la polenta con i fagioli, preparata dalla Proloco di Montecchio, oltre ad acquistare prodotti dagli espositori presenti. Lo scorso sabato si è svolta a Fano la conferenza stampa di una prima assoluta, il musical basato sulla storia del Piccolo Principe, che verrà realizzato il 23 e 24 ottobre al Cinema Politeama. Cristiana Guerra. Per la prima volta a Fano ed in prima assoluta andrà in scena mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre al Teatro Cinema Politeama un musical tratto dalla storia del Piccolo Principe, l'eterno capolavoro che insegna il valore dell'amicizia e del rispetto, i principi di inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi. Sabato scorso si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento patrocinato dalla Regione Marche, a cui partecipano tanti giovani residenti nel territorio locale. Diverse infatti le realtà coinvolte, a partire dal coro polifonico Incanto, a quello giovanile malatestiano, all'associazione AGFI, il liceo Nolfi Apolloni per le scenografie e la scuola di ballo New Latin Academy, tutte dirette dal regista Tommaso Ruscitti. Presenti all'appuntamento, oltre all'assessore alla cultura del comune Lucia Tarsi, anche l'autore del musical Damiano Fabri ed il pianista Riccardo Maria Ricci. Damiano, com'è nata l'idea di rappresentare il Piccolo Principe? Il Piccolo Principe è una storia senza tempo che parla di molte cose complesse e sappiamo che affronta il delicato è un rapporto tra il mondo dei grandi e quello dei piccoli e com'è complicato diventare grandi. Affronta le questioni sull'amore, sull'amicizia, e tutte questioni molto vicine al mondo degli adulti, ma raccontate con un linguaggio per bambini. E questa è la sua grande forza. All'epoca, nel 2020, quando ebbi questa idea, era per la tesi di laurea, mi affascinò talmente tanto che decisi di farne uno spettacolo vero e proprio.
È la prima volta che mi capita lavorare per un musical, di solito sono abituato a lavorare per opere liriche, però è stata una bellissima esperienza e spero che ricapiti, perché è molto interessante soprattutto lavorare anche con Damiano Fabbri, che è il compositore e il librettista, che lui è un gran conoscitore di musical, di colonne sonore, e quindi lavorare con questa musica, con queste sonorità, mi è piaciuto tanto. È un musical che affronta tutti i personaggi del Piccolo Principe. Damiano ha composto dei leitmotiv, quindi dei temi, per ogni personaggio. Quindi a ogni personaggio, alla volpe, al Piccolo Principe, al lampionaio, a tutti i personaggi del libro, sono affidati dei temi specifici. Non solo la vicenda narrata dai personaggi, ma la vicenda è narrata anche dalla musica. Organizzatore dell'evento, realizzato in concomitanza con l'80° anniversario della morte dell'autore del Piccolo Principe, l'associazione Ex Concordia Felicitas, da sempre attenta a valorizzare il territorio, inclusi i suoi artisti. Noi siamo nati nel 2019 con questo intento, quello di fondere cultura con territorio. Abbiamo visto che nel nostro territorio ci sono tanti modi per fare cultura, la musica è uno di questi, e quando ci è stata data l'opportunità di collaborare con Damiano Fabbri e tutta la squadra che lui è riuscito a raccogliere, per noi è stato il massimo, perché vuol dire dare modo a giovani del territorio di esprimere cultura a livello molto alto. Il progetto è molto ambizioso. La direzione artistica è rimasta a loro, che sono bravissimi. Noi ci siamo presi la direzione organizzativa di questo evento con l'esperienza che abbiamo maturato in questi 5 anni. Vogliamo ricordare dove e quando è possibile acquistare i biglietti? Sì, allora la prevendita sarà al Politeama, che è il luogo dove poi il 23 e il 24 ottobre ci saranno i due spettacoli. Si possono acquistare dal 18 al 22 di ottobre, dalle 17 alle 19, quindi nel pomeriggio, dopo aver finito di lavorare, oppure sabato e domenica 19 e 20 di ottobre, anche alla mattina, dalle 10 alle 12. Nella giornata di ieri, 6 ottobre, nella parrocchia di Rosciano a Fano si è celebrato il primo anniversario della dedicazione della chiesa e i 60 anni di sacerdozio di Don Giuliano Marinelli, che per 20 anni ha prestato servizio nella comunità. La cerimonia è stata presieduta dall'attuale parroco Don Federico Tocchini e concelebrata da Don Michele Giardini, direttore della Caritas diocesana. Tanti i fedeli presenti che al termine della celebrazione hanno voluto salutare con grande affetto il loro ex parroco. La giornata è poi proseguita con un pranzo conviviale al quale ha visto la presenza del vescovo Monsignor Andrea Andreozzi per un breve saluto ed una benedizione. Tenete sempre il sorriso sulle labbra, perché si deve sorridere sempre e si vive nella gioia. Con queste parole Don Marinelli ha voluto salutare e ringraziare tutti i partecipanti per la loro presenza. E come in una festa che si rispetti, non è mancata la torta a conclusione di una bellissima ricorrenza. Auguri cari, auguri belli per Don Giuliano Marinelli. Ed ora passiamo allo sport. Ritorno in A2 senza gloria per la Smart System Essence Hotel, che a Ravenna si arrende ad una Consar che si dimostra più solida e incisiva. Dopo lo scivolone con Vigevano, la Carpegna Prosciutto si riconcilia con il proprio pubblico superando Avellino. La Vis recrimina per il pareggio di Sestri Levante, mentre il Fano Calcio comincia bene e l'Alma invece prosegue male. Erano tante le incognite che gravavano sul ritorno in A2 della Virtus più di 20 anni dopo. La squadra sponsorizzata Smart System Essence Hotels si affacciava a Ravenna da matricola e oltretutto profondamente rinnovata, su un campo che gronda storia contro un avversario giovane, ma tecnicamente attrezzato e strutturato sul piano fisico. La squadra di Mastrangelo non è riuscita a reggerne il passo, ostaggio del servizio della Consar quando tutti e tre i set hanno preso la direzione indesiderata. Ancora più marcata la differenza a muro, 14-3 per i romagnoli, nelle cui file aspicciate
mercato per continuità all'ex tallone, con i padroni di casa capaci di portare sistematicamente a casa tutti gli scambi prolungati e anche quelli sporchi. In attacco le cose in casa fanese non sono andate poi tanto male, mentre il contrattacco ha tradito su tutta la linea. All'inizio Roberti e Acuti più vivaci, nel finale è toccato al subentrato Merlo provare inutilmente a dare la scossa, mentre da Marx ci si deve attendere parecchio di più. È stato, diciamo, un buon banco di prova per noi. Ci siamo subito confrontati con una squadra esperta, comunque, perché comunque tutti i giocatori che l'anno scorso militavano in questo campionato e si sono formati. Anche l'anno scorso Russo giocava qui, ma sicuramente non ha fatto vedere questo pallavolo che ha fatto vedere oggi. E noi dovevamo essere un po' più cinici sul finale di secondo set. Secondo me potevamo sfruttare qualche occasione in più, perché le occasioni le abbiamo avute. E dobbiamo lavorare tanto, sicuramente mur difesa, e il cambio palla deve essere un po' più fluido per potercela giocare con queste squadre. È mancato un po' di cinismo alla Mega Box Vallefoglia, che a Firenze contro il Bisonte non ha capitalizzato il 24-21 del primo set, non ha poi tradotto un match point nel quarto e alla fine ha dovuto cedere al tie break. Il punto consola solo in parte, al termine di una partita infinita, da cui le ragazze di Pistola avrebbero certamente potuto spremere di più. Gli alti e bassi che hanno condizionato l'esito di questo esordio sono però da considerare fisiologici ad inizio stagione. Riscatto doveva essere, riscatto invece è stato per la Carpegna Prosciutto. Sarebbe stata inaccettabile un'altra resa alla Vitrifrigo Arena dopo il capitombolo infrasettimanale con Vigevano, e la squadra di Sacripanti si è mostrata consapevole della situazione, affrontando la sfida con Avellino armata di ben diverso spirito. A farne fede il computo dei rimbalzi, dove fin qui i biancorossi avevano sempre pagato dazio e che invece contro gli irpini hanno evidenziato un saldo positivo. Con i due americani ancora in fase interlocutoria, è stato Lombardi l'uomo partita. Nel calcio digerisce a fatica l'1-1 di Sestri Levante, una Vispesaro che ha complessivamente fatto meglio dei Liguri e che aveva anche colpito per prima con Paganini. Un errore del portiere Vukovic ha però permesso a Parravicini di ristabilire l'equilibrio in una gara che lascerà un inevitabile strascico. Due espulsioni, quelle di Coppola e dell'allenatore Stellone, e ammonizioni in serie, rappresentano il pesantissimo carico disciplinare della direzione dell'arbitro triestino Giurgevic, che ha parecchio indispettito l'ambiente biancorosso. In Serie D ancora imbattuto il Fossombrone, che si conferma squadra da partenze sprint, arginando anche la San Benedettese, che ne condivide la classifica ma si pone obiettivi ben diversi. Due volte sotto, la squadra di Fucili è stata capace di rimediare, prima con Casolla e poi con Abroso. In terza categoria, il neonato Fano Calcio passa a Monteporzio sulla Virtus Castelvecchio, conducendo questa prima fin dall'inizio, ipotecando il risultato già nel primo tempo. Al 3-1 centrato dalla squadra costola del consorzio Fano Sport, fa da riflesso la nuova battuta d'arresto dell'Alma Juventus, che incassa per mano della San Giustese la quinta sconfitta in altrettante partite. Zero i punti come i gol segnati, mentre sono già 14 quelli subiti. Sempre in eccellenza sugli scudi l'Urbania, 2-0 sul campo dell'Atletico Mariner, e l'Urbino che piega con lo stesso punteggio il Monturano, mentre il Montecchio Gallo porta a casa lo 0-0 da Montegranaro. Ed ora apriamo l'album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Sergio Bonaventura e Luciana Magi, residenti a Sant'Orso di Fano, che oggi festeggiano ben 56 anni di matrimonio. Auguri dai parenti e naturalmente dallo staff di Fano TV. Chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla Festa dei Fiori di Fano, con interviste ai produttori e ai presenti realizzate da Maria Elena Del Bianco e immagini di Fabio Turiani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.